Con un impianto fotovoltaico e una pompa di calore riesco a riscaldare casa veramente gratis. E quanti kilowatt mi servono di impianto fotovoltaico? E poi, se ho le batterie, che impianto fotovoltaico con accumulo devo prevedere per fare andare la pompa di calore? Beh, tutto questo e tanto altro lo vedremo oggi in questo video. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco per ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao, io sono Samuele Trento e aiuto le famiglie a vivere senza gas, trasformando la loro casa in 100% elettrica con le pompe di calore. Oggi ti voglio svelare i numeri reali che stanno dietro all'abbinamento delle pompe di calore con il fotovoltaico. Infatti, sempre più spesso, anche durante il Superbonus, si trovano venditori che dicono: beh, metti la pompa di calore e ci abbini un fotovoltaico e riscaldi casa gratis. Ma questo non è assolutamente vero, soprattutto in certi periodi dell'anno. E te lo dimostrerò con i numeri. Allora, cosa ho fatto? Abbiamo raccolto diversi anni di consumi di pompe di calore e le abbiamo messe tutte in un file. A questo ci abbiamo abbinato la produzione degli impianti fotovoltaici e abbiamo realizzato un piccolo simulatore che permette di vedere effettivamente quanto consuma la pompa di calore e quanto produce l'impianto fotovoltaico, per vedere se riusciamo a riscaldare casa gratis. Lo vedremo tra poco. Tutto questo vale sia per pompe di calore full electric, ma il ragionamento vale anche per le pompe di calore ibride, perché infatti c'è sempre una parte di pompa di calore che consuma energia elettrica. Tutto quello che vedremo è frutto di esperienza reale sul campo, non sono teorie da scrivania. E vedremo quindi l'abbinamento fotovoltaico e pompa di calore. Bene, dai, allora passiamo subito ai numeri e vediamo come si comporta una pompa di calore e come produce un impianto fotovoltaico per capire come le due cose si mettono insieme. Eccoci qui, allora, nel piccolo simulatore che abbiamo realizzato e che con i partner di Sigillo Sicuro utilizziamo per capire con la famiglia fino a dove spingerci con l'impianto fotovoltaico, quanto è conveniente, che potenze utilizzare. Allora, è un simulatore abbastanza semplice, si sceglie la tipologia di abitazione, isolata, poco isolata, molto isolata, la superficie dell'abitazione, l'SCOP medio stagionale della pompa di calore, quindi il COP che avremmo durante la stagione invernale, che facendo la media dei vari mesi otterremo, e il numero di persone presenti nell'abitazione. Questo per fare il calcolo di quanto consumerà la pompa di calore per la produzione di acqua calda sanitaria. Invece l'SCOP è fondamentale per capire quanto consumerà il riscaldamento. Questo per fare delle analisi a livello macroscopico. A questo punto capiamo anche quanto consumerà la casa di base, cioè quali sono i consumi dell'abitazione per gli elettrodomestici come i deumidificatori, l'AVMC, il piano a induzione, l'aspirapolvere, il congelatore, il frigorifero, lavastoviglie, lavatrice e altri piccoli elettrodomestici all'interno dell'abitazione. Ogni elettrodomestico ha il suo consumo e ha le sue ore di funzionamento, quindi inserendo nel numero sappiamo durante la giornata quanti wattora, quanti kilowattora consuma. Inseriamo anche la potenza del fotovoltaico installato, la potenza di picco e la producibilità dell'impianto fotovoltaico, ovvero in questo caso sono stati inseriti 1100 kilowattora su kilowatt picco, quindi ogni kilowatt di impianto fotovoltaico ne produce 1100 kilowattora in un anno. A questo punto andiamo ad analizzare i risultati. Ecco, per questa abitazione, in questo istogramma andiamo a vedere in rosso quanto consuma la pompa di calore per fare riscaldamento da gennaio fino a dicembre. Vediamo quindi che abbiamo picchi di 1500 kWh a gennaio, 1200 a febbraio e così via che vanno a calare. Poi abbiamo in azzurro è il consumo della pompa di calore per fare acqua calda sanitaria, che è pressoché costante durante l'anno, anche se in estate va un po' a calare per diversi motivi. Il primo
che d'estate si fanno le docce con temperature più basse dell'acqua sanitaria, e secondo che la temperatura d'ingresso dell'acqua d'estate è più alta, quindi ci facciamo docce dove l'acqua che arriva dall'acquedotto è già a 10, 12, 15 gradi, invece d'inverno possono arrivare anche 4, 5 gradi. In grigio invece abbiamo il consumo di base della casa, quindi avendo una casa con certi elettrodomestici abbiamo questi consumi che saranno pressoché costanti durante l'anno. Interessante però affiancare ai consumi della casa la produzione dell'impianto fotovoltaico. E allora andiamo a vedere un istogramma che ci mostra come i consumi di prima in giallo vengono affiancati invece alla produttività dell'impianto fotovoltaico. Ovviamente abbiamo un andamento opposto, ovvero il fotovoltaico produce di più man mano che si avvicina l'estate e va a produrre di meno d'inverno, proprio quando invece avremo bisogno di più energia per riscaldare casa. Quindi vediamo proprio la differenza che nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio si allontana molto dal consumo della casa. Quindi anche se ho una batteria di accumulo, posso avere tutte le batterie di accumulo del mondo, ma non accumulo nessuna energia, perché quella prodotta, cioè quella arancione, è molto meno rispetto a quella consumata. E con questo cosa voglio dire? Voglio dire che diffida da chiunque ti dica che fotovoltaico più batteria d'accumulo più pompa di calore ti permette di riscaldare casa gratuitamente nei mesi più freddi d'inverno. Possiamo invece avvicinarci al pareggio in alcuni mesi, tipo ottobre, marzo, aprile, dove se lavoro con un fotovoltaico un po' più abbondante, con delle batterie un po' più abbondanti, riesco a compensare molto l'energia consumata dalla pompa di calore e dalla casa stessa. Vediamo qui sotto invece i prelievi verso Enel o le emissioni dell'energia prodotta in più verso Enel. Se l'istogramma è sotto lo zero, vuol dire che sto prelevando energia dall'Enel. Se siamo sopra lo zero, invece sto immettendo energia all'Enel. In questo caso posso lavorare molto bene appunto dove ho esubero di energia con delle batterie di accumulo. Ma andiamo più in dettaglio, andiamo a vedere cosa succede nei vari mesi. Nei mesi più freddi abbiamo in viola la produzione dell'impianto fotovoltaico. Abbiamo inserito un impianto fotovoltaico da 6 kW, quindi un impianto fotovoltaico che potrà dare all'incirca questa produttività durante l'arco della giornata. Stiamo parlando di una produzione da mezzanotte a mezzanotte. In blu invece, in azzurro, abbiamo l'energia consumata, l'energia elettrica dalla pompa di calore, disposta soprattutto nell'arco della giornata, ovviamente anche di notte, perché i consumi degli elettrodomestici ci sono di notte. La pompa di calore alle 7 di mattina deve accendersi, ma il fotovoltaico a quell'ora non è ancora acceso, quindi difficilmente andrò a compensare con l'impianto fotovoltaico. Ma man mano che andiamo avanti nei mesi, già a febbraio il fotovoltaico inizia a coprire sempre di più quelli che sono i consumi elettrici. L'ideale sarebbe avere tutti i consumi elettrici in azzurro sotto la campana della produzione del fotovoltaico. Ecco che a marzo inizio già a lavorare discretamente. Vediamo ad aprile invece già inizia ad esserci qualcosa di interessante, cioè l'impianto fotovoltaico produce di più, quindi energia in esubero rispetto ai consumi elettrici dell'abitazione. Quindi conviene spostare questi consumi fuori dalla campana, li spostiamo dentro la campana di produzione del fotovoltaico. Se poi aggiungo delle batterie di accumulo, ho la possibilità di allargare questa campana e consumare l'energia gratuita anche di sera. Ecco, se cambiamo i valori di input, quindi metto già una casa ben isolata e lascio il fotovoltaico di questa potenza e andiamo a vedere i risultati, ecco, dal diagramma vedo già che il fotovoltaico inizia a produrre abbastanza, si avvicina ai consumi della pompa di calore già a marzo. Ecco, già ad aprile posso pensare di portare sotto la campana del fotovoltaico i consumi della pompa di calore. Ma è interessante, se inizio ad aumentare l'impianto fotovoltaico magari da 8 kW, quindi da 8 kW ho la possibilità poi con delle batterie di accumulo
di lavorare molto bene. Già nelle mezze stagioni posso pensare di coprire tutti i consumi dell'abitazione. A gennaio invece, anche se abbondo e esagero con un impianto fotovoltaico da 12 kW, ecco che mi rimane gran poco della produzione del fotovoltaico per coprire i consumi della casa. E lo vediamo qui nell'istogramma, ecco come anche pur avendo un fotovoltaico il doppio rispetto a prima e avendo fatto il cappotto, comunque a gennaio e febbraio faccio fatica a coprire tutti i consumi della pompa di calore. Però a marzo fino a ottobre riesco sicuramente ad autoconsumare quello che ho prodotto e se non addirittura avere energia in esubero. Ecco che se vado anche a fare raffrescamento con la pompa di calore, d'estate invece ho la possibilità di raffrescare casa quasi gratuitamente. Bene, spero con questi numeri di averti dato qualche spunto in più, di aver messo un po' più di chiarezza sul tema pompa di calore e fotovoltaico, e stai attento a chi ti promette che con il fotovoltaico riscalderai casa gratuitamente, perché non è assolutamente vero, soprattutto nei mesi più freddi dell'anno. Con questo ti saluto, se hai domande specifiche per il tuo caso scrivile nei commenti qui sotto, e se non l'hai ancora fatto iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco in modo da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video.